ci sono domande specifiche. Per il completamento della ricostruzione post-sisma che ha interessato la media valle del Tevere e in particolare il territorio marcianese occorrerebbero ulteriori 45 milioni di euro, necessari per intervenire sugli edifici definiti parzialmente inagibili e sulle seconde case, annessi ed immobili destinati ad altri usi, tipologie, queste ultime, attualmente non previste nei finanziamenti pubblici. Un auspicio condiviso riguarda inoltre la forte sburocratizzazione tecnica ed amministrativa con riferimento da parte di rappresentanti di alcuni ordini professionali, anche e soprattutto alla ricostruzione post-sisma 2016. E quanto emerso dall'audizione in seconda commissione presieduta da Valerio Mancini, da parte del sindaco di Marciano, Francesca Mele, e di amministratori e tecnici di quel comune e di Deruta. Nuova riunione a febbraio per mettere sul tavolo proposte e suggerimenti utili ad apportare eventuali modifiche alla legge regionale 3/2013. Le forme di finanziamento, questo è il problema. Il governo non ha aiutato, e vogliamo dirlo con onestà, nessun governo negli ultimi anni. Quindi noi vogliamo, con questo incontro di oggi, a cui seguirà una relazione tecnica per la Presidente Tesei, vogliamo sintetizzare in pratica dalle voci che abbiamo sentito e sentiremo stamattina dei sindaci e soprattutto degli ordini di professione un percorso che possa arrivare a nuove forme di finanziamento. Serve all'incirca altri 40 milioni di euro, ma voglio ricordare che sono stati spesi circa 100 milioni di euro, ma tutti spesi bene e tutti con risultati ottimali per il territorio, ripeto, senza imprese che sparissero e che fallissero, lasciando cittadini e amministrazioni con un pugno di mosche in mano. Quindi un metodo che vogliamo portare avanti, forse sarà utile anche per la ricostruzione del sisma del 2016 della Vannerina.